Quanto siamo influenti noi nel determinare l'ambiente in cui viviamo e nel determinare una serie di parametri e condizioni esterni a noi? Insomma, fino a che punto possiamo modificare la realtà e dove invece è lei che ci modifica? Beh, tutti noi in qualche misura, da un lato siamo chiamati a non sopravvalutare il nostro potere di influenza su ciò che ci circonda. Noi non possiamo schioccare le dita e trasfigurare quel mobile in un cavallo. Così come noi non possiamo schioccare le dita e far scomparire metà della popolazione dell'universo. Bisogna avere molto chiara in mente qual è la propria potenza, la propria capacità effettiva pratica d'azione sulla realtà. Tuttavia, anche qualora scoprissimo che è estremamente piccola, e così parrebbe, non dobbiamo neppure sottovalutarla. Perché, per quanto possa essere piccola la nostra influenza sulla realtà, è vero anche che noi siamo piccoli e che viviamo una piccola porzione di realtà. Per cui, se è vero che sul fronte di tutto l'universo, tutto ciò che esiste, noi cambiamo poco o nulla, non per questo dobbiamo sconfiggerci, abbatterci, demoralizzarci e pensare di non potere nulla, perché tanto noi non abbiamo a che fare con tutto l'universo, con tutto ciò che esiste, ma neanche lontanamente. Noi abbiamo a che fare teoricamente con tutto ciò che l'uomo conosce, quindi ci spingiamo spazialmente fino a una galassia o due in là, temporalmente fino a sì. Neanche all'inizio dell'universo, no? Ma in realtà noi come individui, non come complesso, come consorzio umano, abbiamo a che fare concretamente con ancor meno, altro che le galassie. Ma chi di noi ha a che fare con le galassie, anche se sappiamo che esistono? Verosimilmente avremo a che fare con un piccolo contesto sociale di qualche centinaio di persone, uno o due luoghi lavorativi, una famiglia, qualche circolo d'amici, fai un club, un'attività sportiva, finisce lì. Quella è la nostra zona di influenza. Tramite i mezzi digitali, ok, si è un po' estesa. Oggi possiamo parlare a qualche milione di persone. Vabbè, ok, non sono poche per carità, ma comunque non andiamo a cambiare la realtà. Anche qualora io fossi il più grande influencer di internet e parlassi a 3 miliardi di esseri umani, non parlerei neanche a metà della popolazione terrestre, essendo la Terra un pianeta di un sistema solare di una galassia fra tante. Non starei davvero facendo nulla anche qualora fossi una delle persone più famose e influenti del mondo. Tuttavia, ancora una volta, questo non far nulla nel complesso va adattato a quanto distante riusciamo ad arrivare, qual è la portata delle nostre azioni. Ciò detto, tutti noi secondo me siamo tirati, dilaniati addirittura da due istinti contraddittori di fronte a questa questione, appunto quello di arrendersi, quello di basta, no, io non posso far nulla, sono insignificante, e quello di ah sì, decido io, sono il decisore della mia vita, sono padrone del mio destino. Sono entrambi eccessi. Tutti noi potremmo tranquillamente mancare, essere assenti. E nessuno se ne accorgerebbe. Ma potremmo anche dire la nostra, e non nell'universo, ma nel nostro piccolo, fare davvero la differenza e fare tanto. Tutti noi potenzialmente siamo degli assenteisti. Potremmo non esserci. Magari spesso non ci siamo laddove avremmo potuto farlo. Ma, ciò non di meno, tutti i giorni, in ogni momento, ad ogni ora facciamo qualcosa. Io accendo questa videocamera. Voi mi guardate, voi scrivete, leggete, andate al cinema, parlate, fate amicizia. Facciamo sport. Passeggiamo, telefoniamo, lavoriamo, studiamo. Non è poco. Ed è questa la grande differenza nella propria vita. Rinunciare a tutto di fronte alla propria impotenza. O fare quel poco che ci è concesso, sapendo che è poco.
ma ricordandoci che il valore alle cose lo diamo noi. Tutti i giorni noi compiamo azioni, gesti, parliamo con persone. Questo è sottrarci al nostro potenziale stato di assenza, rinunciare alla nostra debolezza. Ed è questo che fa la vita, essere felici, esprimersi, dare, produrre, creare, avere una rete sociale. Piccola, piccoli noi, piccolo ogni nostro gesto. Ma è forse un problema questo? È forse un problema? Non sarebbe forse solo una presunzione pensare di agire su tutto l'universo, pensare di conoscere tutto l'universo? Siamo consapevoli del nostro poco. E non ce ne facciamo un problema. Mai, mai però essere assenteisti. Tutti, secondo me, in qualche misura, siamo e dovremmo essere il più possibile, quindi c'è margine di miglioramento, degli assenteisti mancati.